Allora, ascoltami bene. Parliamo seriamente adesso, al di là di qualsiasi tipo di copione. Siamo a fine settembre. Io su FIFA 20 la carriera non la porterò. Sono anni che ci spalleggiamo, mi ricordo quella sana rivalità, era bellissimo. Adesso, proprio perché non la porterò, se dovessi sognare o immaginarmi un erede, qualcuno che possa continuare questo percorso, qualcuno che immagini e veda la carriera come la vedo io, un percorso parallelo alla realtà, in cui emozionarsi e tutto quanto. Quello sei te. Ebbene sì, le parole che avete appena sentito sono sicuramente parole forti, ma vere, sulle quali ho riflettuto molto, sulle quali sono ancora molto combattuto, ma ho preso questa decisione. Questi ultimi episodi della carriera su FIFA 19 saranno i nostri ultimi episodi per tutte le nostre carriere. Ed è una scelta difficile, ma che ho voluto fare perché, insomma, nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane sono successe molte cose. Come sapete, ho vinto il workshop di Sport Italia, ora sto facendo uno stage di 3 mesi con loro, mi sto trovando benissimo tra l'altro, ma vi racconto tutto su Instagram, quindi seguitemi anche lì. E questo, come sapete, non lo vedo come un traguardo, ma soltanto come una tappa. Ciò nonostante, sapete anche che il mio obiettivo di vita è sempre stato quello di diventare un giornalista sportivo, un telecronista, più che uno youtuber. Non vuole essere un video in cui vi dico smetto con YouTube, non è così. Semplicemente smetto con la serie che mi ha sempre contraddistinto, ecco, semplicemente però, in questi anni, ovvero la carriera, perché abbiamo iniziato così su YouTube, su FIFA 14, poi FIFA 15, FIFA 16, 17, 18, quest'anno il 19. Sono state esperienze bellissime, meravigliose, ne abbiamo vissute di tutti i colori, cose belle e cose brutte, e credo di essermi sempre contraddistinto quantomeno per il prodotto di qualità che ho provato ad offrirvi e il realismo. E se oggi prendo questa decisione, quindi quella di fermarmi con questa serie qui, è anche perché so che in futuro non riuscirei a garantirvi queste due cose, realismo e qualità. Già in queste ultime settimane ho faticato con la continuità e vi chiedo scusa per questo. Sono stato in Puglia a fare l'animatore, sono stato molto impegnato, per faccende personali e quindi diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino è meglio fermarmi adesso che già sto faticando rispetto ad andare avanti e magari fare una catastrofe su FIFA 20. Però perché vi faccio questo discorso oggi e non in occasione dell'ultimo episodio proprio conclusivo? Perché voglio mettervi, e spero di esserci riuscito, in una condizione, in un mood che vi permetta e che mi permetta di goderci appieno questi ultimi episodi, perché davvero saranno gli ultimi. Poi tireremo le somme, poi faremo tanti speciali, ci divertiremo. Però questo è, signori. Questo è, e ovviamente, che dire, ci siamo divertiti. Però adesso è arrivato il momento di concludere. Quindi sotto con questo episodio vi invito a seguirli davvero fino alla fine e poi ci faremo una bella chiacchierata alla fine di questa avventura. Intanto la notizia che vi dovevo dare ve l'ho data, spero che comunque continuerete a seguirmi perché il canale va avanti a prescindere con nuove idee, con nuovi format che sto pensando e che condividerò con voi e never give up, come sempre. Siamo giunti in un momento molto importante della stagione perché abbiamo terminato il mercato di gennaio. Vi avevo chiesto alla fine dello scorso episodio se fosse il caso di terminare il mercato con l'ultimo giorno, magari facendo qualche altro colpo oppure no, dato che la maggior parte di voi mi ha consigliato di non muoverci ulteriormente perché comunque la rosa è già completa. Partiamo proprio dal 1° febbraio, quindi dalla fine del mercato. Vi ho tagliato questa parte, questa piccola parte, perché questo episodio, ragazzi, sarà davvero lungo e tortuoso, impegnativo. Quindi andiamo subito sul calendario. Perché inizieremo e finiremo febbraio in questo episodio, giocando ben 7 partite. Le ho contate anche in caso di passaggio del turno contro il Girona. Chiaramente non ci potrebbe essere l'ottava, perché sarebbe comunque a marzo. E quindi giocheremo per l'appunto i due scontri contro il Girona, validi per le semifinali di Coppa del Re. Ovviamente non li commenterò io, ve lo dico subito, perché voi vi sorprendete ogni volta. La Coppa del Re la commentano degli ospiti, anzi fate il tifo perché il nostro Atletico arrivi in finale, dato che se dovessimo arrivare in finale io ho una piccola sorpresa in serbo per voi, ma non vi anticipo nulla. E quindi forza Atletico contro il Girona, forza Atletico ovviamente anche contro il Rayo Vallecano, perché giocheremo subito dopo il Girona che aprirà questo episodio. Quindi il ritorno in Champions, perché ci sarà la sfida contro il PSV Eindhoven, tra l'altro, se non ricordo male, in trasferta. Sì, infatti giocheremo lontani da Madrid, bene così, all'andata lo preferisco. Poi Las Palmas, la sfida contro l'Alaves, il Girona nuovamente e lo Sporting Gijón il 27 febbraio per chiudere questo mese. Anche marzo sarà un mese impegnativo, non credo in quel caso di riuscire a fare
soprattutto se passeremo contro il PSV Eindhoven, tutto in un episodio, però ovviamente è il momento di accelerare, di correre. Abbiamo vinto la sfida contro il Real Madrid nello scorso episodio, che vi invito ovviamente a vedere qualora non l'aveste ancora fatto, ma partiamo immediatamente. Vamos colchoneros, commentino qui sotto, lasciate like. Prima di partire vi ricordo di scaricare OneFootball, che è la migliore applicazione sul mondo del calcio a 360 gradi, calciomercato, partite, news in tempo reale. Vi ricordo anche di passare da Divise Calcio Top per acquistare maglie e divise da calcio comunque a prezzi scontati, coupon hashtag Marconi 10% di sconto, e seguitemi su Instagram. Ora possiamo partire. È una grande notte in Coppa del Re, l'andata della semifinale tra Girona e Atletico Madrid. Un saluto da Massimo Tecca, benvenuti a questo importante appuntamento al quale arriva l'Atletico Madrid di Federico Marconi in grande spolvero, dopo aver eliminato formazioni importanti come il Granada nei sedicesimi, il Barcellona negli ottavi e poi il Valencia nei quarti di finale. Questa è l'andata della semifinale, si gioca nello stadio del Girona, in spagnolo Girona in catalano. Atletico Madrid di Federico Marconi, con qualche novità rispetto al derby vinto con il Real Madrid e che ha portato l'Atletico in testa alla classifica. Davanti a Oblak i difensori saranno Alexander Arnold, Alderweireld, Lapshaw ed Hernandez, coppia di mediani De Jong e Pareco, poi Martins, Griezmann e Insigne alle spalle di Ken. In panchina, per un normale turnover, quelli che sono stati i due rinforzi più pesanti, i due pezzi da 90, il solito Simeone e Pulisic, rinforzi importanti arrivati dal mercato per dare nuova linfa alla squadra di Federico Marconi. È tutto pronto, Girona in maglia rossa ha mosso il pallone, Alissi che prova a toccare all'indietro, sembrava aver fintato il cross, cross che arriva adesso al centro dell'area di rigore. La caduta e l'intervento dell'arbitro, calcio di rigore in favore del Girona e giallo per Dani Parejo, appena 3 minuti di gioco, neanche 3 minuti per vedere il primo momento importante, questo fallo di Dani Parejo. Abraham contro Oblak, parte Abraham, grande intervento del portiere sloveno, aveva capito tutto, Oblak ha rinviato il tiro di Abraham, si rimane sullo 0-0. E ne approfitta subito l'Atletico per portarsi in avanti, e la filosofia tutta nuova, coraggiosa, intraprendente, voluta, pretesa dall'allenatore Federico Marconi, che vuole una squadra sempre pronta a giocare in verticale. Palla che è stata messa fuori area dal colpo di testa di Hedges, ma rimane in attacco ancora con Alexander Arnold. La formazione madrilena stringono i colchoneros l'attacco, una grande chiusura ancora da parte di Hedges, e poi arriva il gol dell'1-0, ha segnato Lorenzo Insigne, è il vantaggio dell'Atletico, un gran colpo al volo, anche lui è stato un obiettivo e poi un gran colpo di mercato della società con l'aiuto di Federico Marconi. Prova a riorganizzarsi il Girona, qui la posizione regolare da parte di Alissi, si defila troppo, prova a mettere in mezzo e poi c'è la grande parata di Oblak sul colpo di testa di Portu, ha provato la strada del pareggio, ha liberato De Jong, Griezmann, Insigne cerca la combinazione con Ken, ancora De Jong, qualità e fraseggi, palla al piede, palla a terra, parlano in maniera eloquente della superiorità dell'Atletico, che qui trova una deviazione. Abraham ha fatto ripartire l'azione d'attacco del Girona con Alissi che mette al limite dell'area, Abraham di testa, ancora Alissi con un cross, pugno di Oblak ad allontanare, per due volte Oblak ha ribattuto. Abraham ha avuto la grande occasione in apertura con il calcio di rigore, ancora Oblak, il portiere sloveno, grande protagonista. Qui un po' lungo il pallone sul quale riesce comunque ad arrivare Alissi, che ha spinto molto sulla sinistra, colpo di testa sul fondo di Portu, grande opportunità, è andato a un passo il Girona dal pareggio. Controlla Hernandez, lasciato rimbalzare il pallone, poi lo perde banalmente sull'attacco di Portu. Lozano, Lozano! È arrivato il pareggio del Girona con la bellissima girata di Lozano ed è 1-1 al minuto 74, azione bellissima mannata da un errore incredibile di Hernandez, che perde un pallone banalissimo in uscita. Poi Lozano controlla, si gira e fulmina sul primo palo Oblak, tutto col destro.
Pallone che è stato rinviato fuori dall'area di rigore, ma che rimane in possesso dei colchoneros con il cross di Parejo. E arriva con Ken il gol del 2-1. Di nuovo avanti l'Atletico Madrid. Fa festa Ken, finora molto altruista, adesso è andato lui a concludere l'azione per il gol che riporta avanti l'Atletico Madrid. 2-1, aveva lavorato molto per i compagni, meritava un premio personale Ken, al quale ha dato fiducia l'allenatore Marconi nonostante qualche calo di rendimento nelle ultime partite. Qui ancora Ken e poi una prateria spalancata davanti a Gelson per andare a cercare il terzo gol. Si libera Gelson, Camara e poi Ken, la doppietta di Ken. Sta dando spettacolo l'ex juventino, 3-1 per l'Atletico Madrid. Vediamo se prova un ultimo assalto il Girona, almeno per provare ad accorciare le distanze. Dovrà affrontare il ritorno al Wanda Metropolitano con un pesante passivo da recuperare. Complimenti naturalmente all'Atletico Madrid di Federico Marconi, che vince un'altra volta, vince per 3-1 in casa del Girona, mette una seria ipoteca al passaggio del turno, al passaggio in finale. Grazie per averci seguito, il saluto di Massimo Tecca e appuntamento a una nuova sfida di Coppa del Re. Atletico che vince, sì, ma Atletico che non convince per niente, onestamente. 3-1 secondo me ingeneroso nei confronti del Girona, che ha fatto una grande partita. Non hanno segnato più di un gol soltanto grazie ai miracoli che ha fatto Black e a causa della loro poca precisione sotto porta, perché hanno creato tanto. Atletico che non ha giocato per niente a pallone come fa di solito, e quindi una vittoria, ripeto, clamorosa, perché di solito creiamo tanto e non segniamo. Oggi è andata diversamente, abbiamo fatto credo 3 tiri in porta in 95 minuti e abbiamo fatto 3 gol. Quindi per carità, bene così, bene per Ken, però dobbiamo sapere che se al ritorno giochiamo così e usciamo, dobbiamo soltanto stare zitti. Quindi prepariamoci adeguatamente alla sfida di ritorno e adesso rimettiamo però la testa al campionato, perché c'è il Rayo Vallecano sempre in trasferta per tenere la testa della classifica. Corto Marafona per Velasquez, che rischia tanto, e infatti l'Atletico torna in possesso, lo fa con Griezmann, rimontato alle spalle, tiene il possesso questa volta e poi però perde il pallone, non c'era l'aiuto dei compagni, recupera ancora Griezmann però. Atletico che adesso sta aggredendo molto il primo portatore di palla avversario e quindi Insigne dentro l'area, affonda il tackle il difensore e mette a sedere Insigne, è calcio di rigore. Ingenuità enorme da parte di Jeremy Tolian. 25-10, la rincorsa, il sinistro di Antoine Griezmann, resta fermo Marafona. Rayo 0, Atletico 1, avanti colchoneros col gol delle Petit Diable. Poi va a buttarsi dentro il ciolito, pallone per Saul che può pedalare, prende il fondo, il campo c'è e allora arriva anche il cross verso Moyeco, anticipato, poi arriva anche Correa, anticipato pure lui, alla fine Insigne. Se faceva questo veniva giù lo stadio. Poi ancora Lorenzo Insigne, Hernandez, Saul, no, non arriva il pallone, prova a recuperarlo anche Insigne, ci riesce, quindi Saul, Correa, occhio che si è aperto il Rayo e quindi Simeone apre il piattone e chiude la partita a 14 minuti dal 90esimo. Rayo 0, Atletico 2, ed è il gol che ci fa stare sereni in vista della Champions. Ancora Saul, da Moyà che va fino in fondo, vince anche un rimpallo, è passato, entra in area, fa tutto bene, poi la mette verso Insigne, chiuso Simeone ad alimentare, poi Saul al volo, voilà, 3-0, la firma anche del capitano, gran gol dell'Atletico Madrid, e 3-0 che rispecchia un pochino le palle gol create in questa partita secondo me. E finisce qui con l'Atletico che batte il Rayo Vallecano, andiamo immediatamente a vedere che cosa ha fatto il Real Madrid. E non è ancora il momento di esultare più di tanto, perché anche il Real vince, quindi 45 punti anche per le Merengues che battono 2-0 in casa l'Alaves. Adesso però vedete già lo sfondo, insomma, perché dobbiamo andare in Olanda contro il PSV Eindhoven a giocarci un ottavo di finale di Champions. Sento già la musichetta che mi gasa, perché signori è tornata la competizione più bella del mondo. Dal Philips Stadion di Eindhoven, buonasera e benvenuti a PSV contro Atletico Madrid. Comincia questa sera il cammino nella fase di eliminazione diretta della Champions League per i colchoneros di Marconi, colchoneros che hanno disputato una buona Champions fino adesso, giocando un discreto girone, facendoci divertire, giocando partite e vincendole anche con
tanti gol, penso ad esempio a quella contro il Lione, 7-1 in casa con la tripletta di Insigne, di cui un gol su calcio di punizione, ma perché no, anche alla sfida poi di ritorno. Un Atletico che ci ha fatto vedere però anche qualche problema, allora stasera proviamo a non farli emergere, ma prima di tutto ascoltiamo l'inno della Champions. Sulla corsia di destra Dumfries, poi tocco interno per Romero, Salvio, eccolo qui, il numero 9, il tocco per Maxi Romero, la sponda, il sinistro da fuori e immediatamente chiamato in causa Oblak, che risponde presente, qui la mette fuori Alderweireld e poi con estrema calma Griezmann, con estrema classe peraltro, non perde il pallone, l'Atletico riparte proprio col 7 per Simeone, questa volta meno calmo Griezmann, che però poi riesce a servire Pulisic, si accentra il 22, arriva pure in zona tiro e allora va col destro! Una rasoiata che però termina sul fondo. Pallone per Saul. Si fa vedere De Jong. Suggerimento invece per Gelson. Da Simeone al limite cerca spazio. Poi ancora Gelson può pensare al tiro. Allarga su Griezmann. Defilato. Sinistro! Antoine Griezmann! Porta avanti l'Atletico Madrid al 21esimo del primo tempo. Non segnava da un mese. Poi il calcio di rigore contro il Rayo Vallecano e si sblocca, perché segna anche stasera in una partita delicatamente importante. Indietro per Gutierrez, che lancia verso Bergwijn, in ritardo questa volta Arnold. La tiene Bergwijn, poi alza il pallone sul secondo palo, sponda di Salvio e Maxi Romero in sforbiciata rischia di fare il gol della settimana. Poi Kimpembe arriva in anticipo, tiene il pallone, non ha un buon tiro, allora preferisce Griezmann che la lascia a Saul, ancora Unnerstall. Questa volta restano in possesso con Bergwijn, Pereiro riesce a crossare bene e Maxi Romero pareggia la partita. Prima ci aveva provato in sforbiciata, questa volta la gira al volo col sinistro, bel gol, 1-1 a 5 dalla pausa, pareggio del PSV. Poi è costretto ad aprire verso Alexander-Arnold, che prende quasi il fondo, crossa dalla tre quarti per Pulisic, Lucassen, la palla però resta dentro l'area di rigore, deve stare attento Dumfries, che allontana non bene, ma comunque in modo efficace, perché sta ripartendo il PSV. È rimasto a terra intanto Simeone, è rimasto a terra Simeone che si tocca il ginocchio sinistro. Non ce la fa a quanto pare il Ciolito, che è costretto a lasciare il campo. Evidentemente sul cross di Arnold ha preso un colpo ed è caduto male. Mani sul volto, una mano sul volto, l'altra sul ginocchio, e quindi lascia la partita a un protagonista assoluto. Entra al suo posto Moise Kean. Ma questo potrebbe essere davvero un brutto colpo per la stagione dell'Atletico, perché Simeone è uno dei migliori in questo periodo. Aveva anche segnato contro il Rayo Vallecano nel weekend, ed è anche l'ultimo atto del primo tempo. 1-1 alla pausa tra PSV e Atletico. A Griezmann ha risposto Romero. E poi Griezmann sta ripartendo il 7, che comincia a essere però anche un po' stanco. E quindi PSV che resta lì con Maxi Romero, che fa 2-1. Questa volta non ci arriva Oblak. Al minuto 83, doppietta per Maxi Romero. Comeback del PSV da 0-1 a 2-1. Esplode chiaramente il Philips Stadion. Poi di testa Griezmann, Saul a raccogliere, il recupero è praticamente finito. Vediamo se fa giocare, no, non fa giocare. Chiude la prima parte dell'ottavo di finale. Il direttore di gara ha vinto, meritando forse anche nel secondo tempo, il PSV in rimonta. E qui, quando parlavamo di problemi dell'Atletico, qualche blackout ogni tanto, parlavamo per l'appunto di quello che poi è stato evidenziato nella seconda parte di questa sfida. Doppietta per Maximiliano Romero, che sicuramente, insomma, al ritorno dovremo marcare un po' meglio, ma al ritorno dovremo sistemare tante cose, giocare un po' più decisi, magari anche con un Ciolito in più, spero, ma è difficile perché un infortunio così solitamente non è corto, e adesso proveremo un po' a capirlo. Per carità, il ritorno è praticamente tra un mese, quindi vediamo un po' che cosa succede. Starà fuori 7 mesi. Simeone ha finito la stagione ed è un peccato, ci resta soltanto Kean come unica punta da qui alla fine della stagione.